affacciati sul mare, con le montagne alle spalle e una natura che concede anche boschi e laghi, scenari che potrebbero appartenere a continenti diversi, se non si parlasse di Sardegna, tra le poche regioni a poter offrire tutto, ma ancora in balia della stagionalità che la declassa meta turistica più ricercata solo per i mesi estivi, in Ogliastra si sfida la stagionalità con il turismo attivo, che grazie all'attività di diversi comuni sta iniziando a portare i risultati sperati. La stagione dura 6 o 7 mesi, con alberghi che aprono ad aprile e chiudono sempre più tardi. Per il 2024 si supera la meta di novembre. Il coraggio degli imprenditori del posto non può bastare. Per cambiare i connotati dell'isola è necessario attivare una cabina di regia che affronti i problemi che zavorrano la Sardegna: trasporti e marketing. Principalmente le problematiche sono due. La prima sono i trasporti. Noi siamo legati agli aeroporti di Cagliari, di Olbia principalmente, e all'aeroporto di Alghero come, diciamo, come una seconda linea di flusso. La problematica qual è? Che le summer season degli aeroporti e di conseguenza delle compagnie aeree sono molto concentrate, diciamo, nel periodo centrale, soprattutto sulla parte finale di ottobre. Gli aerei vengono chiusi, i flussi vengono chiusi perché riparte la stagione invernale, quindi i trasporti e le rotte sono sicuramente molte, molte meno. Quindi su questo servirebbe sicuramente un aumento delle rotte. E il secondo punto è quello di riuscire comunque a creare un piano, un'offerta di servizi, di prodotti in Sardegna che vada oltre il classico balneare o i servizi classici, insomma, che conosciamo. Bisogna lavorare di sistema su questo, mettere in relazione queste cose anche con la parte pubblica. I privati devono fare la loro parte importante, devono riuscire a partecipare e fare sistema su questo. Le direttrici sono già note: puntare sui mercati europei creando un'offerta di servizi che spinga le compagnie a investire sull'isola. E mentre i mesi scorrono, la Sardegna, anche istituzionale, si prepara ad affrontare la fiera del turismo più importante d'Italia, la Bita di Milano, con proposte, confidano gli operatori del turismo, che possano vendere l'isola 365 giorni l'anno.